che ci ha spinto a trovare questa idea nel periodo della pandemia. E tante donne ci hanno seguito, non solo le donne ma anche la RSA, i ragazzi dei centri sociali, e i bambini delle scuole che hanno fatto tante bustine con cui consegnare la copertina. Un tappeto di oltre 1500 coperte fatte a mano e donate al Calcit ha ricoperto Piazza Grande ad Arezzo per una raccolta fondi davvero originale. Mani e cuore per il Calcit, questo è il titolo dell'iniziativa che ha contribuito alle spese per l'acquisto di un ecografo per l'ambulatorio di senologia all'ospedale San Donato di Arezzo. Allora, alla partenza ci siamo dati un obiettivo di 900-1000 copertine. Strada facendo si pensava di, cioè all'inizio avevamo un po' di titubanza, le faremo, non le faremo, come andrà a finire? Niente, siamo arrivati a 1550 credo, anche stamattina sono state consegnate delle copertine. Un'unione incredibile, se no non saremmo arrivati qui. Comunque voglio sottolineare che sono state tante le persone che si sono unite a noi, un gruppo fantastico che camminando è diventato sempre più grande e più unito. È stato un percorso veramente bello. Non ci vorremmo fermare qui, vogliamo che mani e cuore continui, ecco, continui a lavorare per il Calcit con altre idee. Questa idea che è partita dall'anno scorso, ovviamente ci aspettavamo una cosa così spettacolare, però poi essendo qui di presenza veramente ha superato ogni nostra aspettativa e siamo contenti. Dunque, sicuramente più di 100 persone adulte in particolare, anche persone di 90 e oltre. Poi 1000 bambini hanno disegnato le borse di diverse scuole, di 16 scuole circa, e le coperte sono comunque venute da quasi tutta la provincia, anzi da tutta la provincia di Arezzo, sono più di 40 località. Penso che anche il risultato finale sarà ottimo e, come già anticipato, lo destineremo all'ambulatorio chirurgico senologico.